Buongiorno a tutte e tutti presenti, siamo qui questa mattina per... molto forte, vero? Mi pare la motivazione. Siamo qui questa mattina per la conferenza stampa di presentazione del Master per Manager delle imprese agrosociali e delle reti territoriali che partirà appunto dal prossimo gennaio, quindi per l'anno accademico 2014-2015. Presso questo dipartimento, il Dipartimento DEM dell'Università Bersanio, in collaborazione, il master che è stato proposto dal Dipartimento in collaborazione con Mediterraneo Sociale Scambio, quindi una rete di enti prevalentemente non profit che opera su questo territorio, sul territorio di tutta la Campania. Io do la parola adesso al professor Marotta, che è il direttore del dipartimento e che molto meglio di me vi spiegherà il senso e l'obiettivo e l'innovazione che vogliamo portare con questo master. Accanto al professor Marotta c'è Salvatore Esposito, in rappresentanza di Mediterraneo Sociale. Grazie. Grazie e benvenuti a tutti a questa conferenza stampa di presentazione del nostro master. Master di secondo livello che, come sapete, è un master universitario che si rivolge ai laureati specialistici o laureati vecchio ordinamento, quindi la vecchia laurea, quella lunga, e quindi è un master per noi molto importante. Noi ci abbiamo investito da tempo per la realizzazione, alla durata di un anno, partiremo a gennaio e finiremo a dicembre, il bando è in scadenza il 7 gennaio. In tutto saranno 60 crediti, 47 per lezione frontale, 12 saranno 12 crediti, quindi 300 ore saranno dedicate allo stage, presso le imprese, presso le reti territoriali, e di cui vi parlerà più approfonditamente dopo l'intervento di Salvatore. Qual è la domanda che noi vogliamo soddisfare? Perché venuta fuori questi dei master? Voi sapete, noi ormai da diversi anni stiamo vivendo una crisi profonda del sistema economico italiano più che europeo. L'Italia soffre, sta in affanno più degli altri paesi. Tra le tante cause, se ne dicono molte di cause, adesso sapete qualcuno sta anche raccogliendo le firme contro l'euro, che è un'aberrazione secondo me. Però insomma, fra le tante cause, diciamo, nella sostanza, dal punto di vista teorico, il modello è andato in crisi perché il mercato, questo modello di capitalismo è tutto incentrato sul funzionamento del mercato, il mercato in realtà non riesce ad allocare in maniera equilibrata le risorse e quindi c'è il fallimento del mercato. Questo che cosa significa? Significa che il mercato nel suo funzionamento ha generato una serie di squilibri, disoccupazione, nuove povertà. La risposta a questi fallimenti del mercato, spesso nel capitalismo, viene trovata dicendo: bene, laddove non riesce il mercato entra in gioco lo Stato. Lo Stato, con le sue politiche di welfare state, appunto, interviene per risolvere tutti i problemi che il mercato non risolve, quindi con l'inclusione, combattendo la povertà, combattendo la disoccupazione. Quando le crisi diventano strutturali come quella attuale, anche il welfare state è andato in crisi, un po' perché le politiche di austerity, un po' perché i disagi sociali generati dalla crisi sono esplosi e quindi anche poi ci sono stati gli squilibri ambientali, lo Stato, anche le politiche di welfare state stanno in affanno, in difficoltà. Quindi al fallimento del mercato si aggiunge il fallimento del welfare state e quindi abbiamo la convergenza di due fallimenti, questo è nella sostanza, in estrema sintesi, il momento che stiamo vivendo. E allora ecco che entra in gioco l'economia sociale. L'economia sociale è il terzo settore che entra in gioco perché sopperisce alle carenze dello Stato, cercando appunto di creare delle condizioni per un welfare di comunità, un welfare locale, cioè mettendo in campo delle reti territoriali e delle imprese che operano nel terzo settore che
cercano in qualche modo di dare delle risposte ai fabbisogni della popolazione, ai fabbisogni ambientali, che lo Stato non riesce più a dare, per le cose che vi ho detto. E quindi ecco che il terzo settore, l'economia sociale, le reti territoriali, il welfare di comunità, l'economia civile, tutte insieme sono componenti di un nuovo modello economico e sociale che cerca di dare quelle risposte che non vengono né dallo Stato né dal mercato. E allora, se questo è quello che sta accadendo oggi in Italia, qual è stata la sfida che noi ci siamo posti? Poi parlerò della nostra partnership, ci arriverò piano piano. Ecco, il modello adesso, la risposta che viene dal terzo settore, la risposta che viene appunto dall'economia civile, in qualche modo viene vista come una risposta compensatoria e risarcitoria rispetto ai fallimenti dello Stato. Invece noi crediamo, come università, noi come Mediterraneo Sociale, crediamo che se si organizza bene l'economia sociale, l'economia civile, il welfare di comunità, noi possiamo mettere in piedi un modello che è capace di creare valore, di creare e condividere valore e quindi di andare ben oltre il modello risarcitorio, ma è un modello che aggiunge valore e lo fa condividere con tutti i soggetti. Quindi stiamo parlando di una risposta, di un cambiamento strutturale, organizzativo, culturale, che rappresenta una risposta strutturale alla crisi strutturale che stiamo vivendo in questi anni. Questo è un po' la nostra sfida. Quindi voler creare, l'oggetto del nostro master è creare profili manageriali. Vuol dire che noi vogliamo introdurre nell'economia civile, nel welfare di comunità, dei profili manageriali che in qualche modo che si sono formate sui grandi concetti che voi leggete in questa nostra slide, cioè sui valori etici, sulla responsabilità sociale, e trasformano questi valori in fattori capaci di creare valore, nuova economia e una nuova società. Questa è la nostra sfida, quindi trasferire competenza manageriale nel terzo settore, trasferire appunto nell'economia sociale, nell'economia, competenze manageriali. È vero che il terzo settore non lavora per il profit, noi ci rivolgiamo anche però alle imprese che fanno profit, ma non lavorare per il profit non significa dover perderci dalle attività, significa fare attività che creano valore per i territori, valore economico ma anche valore sociale, perché il tema dell'inclusione, questo significa, i temi ambientali, questi significano, sono tutti temi e valori che rientrano nella concettualizzazione, nel framework concettuale che sta alla base. Quindi questa è la nostra sfida. E guardate, è una sfida importante perché l'economia sociale è l'unica che sta crescendo in Italia e in Europa. Se voi andate a leggere le statistiche, si perde il posto di lavoro dappertutto, l'economia sociale, il terzo settore, i posti stanno crescendo, è un'economia che sta tirando. Sull'agricoltura sociale ugualmente, nella crisi generale un certo modello di agricoltura multifunzionale, agricoltura inclusiva, agricoltura sociale, riesce a trovare ad avere una prospettiva. Quindi è un modello che si ispira molto alla responsabilità sociale, alla sostenibilità, e appunto proprio perché vuole realizzare questa sostenibilità in maniera duratura, si è dato come sfida quella di creare e immettere nel sistema delle nuove professionalità che hanno appunto una visione manageriale. Noi siamo contenti perché è un master innovativo che guarda al futuro. Il futuro, comunque la crisi sta dimostrando che noi il capitalismo di mercato così come era 5 anni fa non sarà nel futuro. Bisogna immaginare, ecco per esempio voi sapete che la dottrina sociale della Chiesa parla di un capitalismo sociale, una dimensione sociale, ma noi andiamo anche un po' oltre questa dimensione, perché parliamo di responsabilità, di sostenibilità sociale, di comunità locali, quindi tutti quei valori che della solidarietà, i valori etici, li trasformiamo nel nostro modello in fattori competitivi, in fattori capaci di creare valore, di creare coesione sociale.
Quindi è un master innovativo e il primo in Europa, noi abbiamo fatto una ricerca, non solo in, pensavamo che era solo in Italia, ma è il primo master che guarda al futuro appunto usando queste analisi e questa prospettiva nuova. E veniamo all'incontro tra i due partner che hanno dato vita a questo master. Voi sapete che il master nasce di concerto tra noi, DEM e Mediterraneo Sociale, rappresentato appunto da Salvatore Esposito, da Adriano e da tanti di voi. Noi come Dipartimento da tempo stiamo seguendo un filone teorico che è quello dell'azienda agricola multifunzionale, multivalore, che appunto crea valore in maniera socialmente responsabile. È un modello teorico che diciamo siamo stati pionieri in Europa nel proporre questo nuovo modello, e l'agricoltura sociale è una componente di questo nostro modello. Noi abbiamo fatto questi sviluppi teorici, ci siamo incontrati con la Mediterraneo Sociale, che invece ha implementato e sperimenta quotidianamente un modello concreto di welfare di comunità, di reti di inclusione, di reti di sostenibilità. E da questo incontro siamo partiti con un primo esperimento. Abbiamo detto proviamo a confrontarci insieme su temi importanti, innovativi, che in qualche modo siano anche esprimendo anche dei concetti altri rispetto al mainstreaming economico e sociale. Abbiamo fatto un ciclo di conferenze molto bello, molto ricco, denominato Transiti Mediterraneo, e abbiamo ospitato diciamo relatori di calibro internazionale che hanno arricchito molto la nostra cultura, hanno arricchito il nostro dibattito. E è diventato questo ciclo di conferenza una sorta di laboratorio dove è avvenuta una felice contaminazione culturale, dove appunto i saperi accademici si sono confrontati con i saperi concreti, i saperi materiali, e insieme è nato, come dire, nuove teorizzazioni, sono nate delle nuove prospettive, dei nuovi spunti. E alla fine tutto questo ha trovato convergenza in una risposta, in un prodotto concreto. Abbiamo detto benissimo, abbiamo fatto il ciclo di conferenza, adesso dobbiamo dare una risposta concreta. La risposta è stata il master che cerca di sopperire uno specifico fabbisogno. Le reti, anche se hanno come mission, come dire, la solidarietà, l'inclusione, la sostenibilità, valori etici, debbono avere una gestione manageriale. Questo è il senso, una gestione manageriale che sappia, cioè deve essere gestita cercando di trovare risorse laddove sono. Con loro abbiamo anche sperimentato la presentazione di progetti comunitari per cercare di drenare risorse laddove le risorse ci sono, anche una bella esperienza. Il Dipartimento con il terzo settore che insieme si presentano in Europa per dire noi vogliamo realizzare queste cose per creare una nuova economia, per creare un nuovo modello su base territoriale, dateci un sostegno finanziario. Quindi in una fase di crisi, una fase di grandissime difficoltà, da questo, perciò io lo chiamo laboratorio di una diciamo dove si è realizzata una felice contaminazione di idee, di culture, di saper fare. E quindi insieme stiamo facendo tutte queste belle cose, come dire, appunto questi valori etici che diventano valori fondamentali. Per quanto riguarda alcuni aspetti tecnici, la brochure è molto chiara. Noi abbiamo aperto a tutte le lauree perché questo, diciamo, i profili manageriali devono avere anche una dose di multidisciplinarietà e di interdisciplinarietà, per cui va bene qualsiasi laurea, tanto durante il corso, oltre alle competenze che già acquisirà, le competenze manageriali, e questo è molto importante. Abbiamo una platea di partner prestigiosa, voi sapete abbiamo partner, anche questo lo trovate sulla brochure, l'Università e il Politecnico di Milano, l'Università di Verona, che hanno aderito, siamo noi capofila, quindi una volta tanto mi rivolgo a Nico De Vincentis, che con lui discutiamo dei problemi del Mezzogiorno, una volta tanto la più piccola università del Sannio del Mezzogiorno
la più piccola università d'Italia, la nostra Università del Sacro, la più piccola d'Italia, il nostro dipartimento è capofila rispetto ai dipartimenti del Politecnico di Milano e dell'Università di Verona, perché il nostro progetto, la nostra sfida è una sfida che, come dire, ha sollecitato emozioni e interesse anche nelle università del nord. Abbiamo anche l'adesione di illustri altre università che vogliono legarsi. Abbiamo un elenco di sponsor molto ampio, sicuramente poi saranno loro stessi a prendere la parola, saranno presentati. Abbiamo un corpo docente, non solo fatto dai docenti dell'Università del Sacro, ma noi attingeremo alle altre università, ma anche a studiosi di prestigio internazionale. Nel prossimo mese di marzo avremo Sergio Latouche tra i docenti, quindi avrà sicuramente con noi dei seminari importanti, e anche altre prestigiose figure dell'economia, della filosofia ci daranno una mano. Io voglio concludere dicendo questo, che in un momento di crisi questo master concretizza una nostra aspirazione di fondo dell'università, che è nella nostra mission, quello di avere un rapporto proficuo con il territorio. Ecco, noi oggi stiamo lanciando questo master, che è l'esempio concreto di come l'università, dialogando col territorio, cresce l'università, cresce il territorio. Quindi da un felice connubio possiamo trovare la risposta alle grandi questioni che viviamo nel nostro territorio. Abbiamo progettato insieme questo master, lo stiamo implementando insieme, lo realizzeremo insieme, e da oltre al master stiamo anche implementando progetti per la Comunità Europea. Io devo ringraziare come direttore del Dipartimento Mediterraneo Sociale, un mondo che io non conoscevo, ma è un mondo ricchissimo, un mondo di persone vere, di valori veri, che diciamo, dove noi del Dipartimento, che abbiamo avuto la fortuna e il piacere di lavorare con voi questo anno, io ritengo che io mi sono arricchito molto, ma credo che anche parlando con i miei collaboratori il giudizio è abbastanza condiviso. E fra tutti e per tutti ringrazio Salvatore Esposito, che è un misto di passione, di entusiasmo, a seconda del caso prevale come dire, il motore giusto. Lui riesce a portare avanti delle iniziative molto interessanti, e devo dire è stato per me uno sprono notevole, che in qualche modo ci ha strattonato e ci ha trasferito dalle nostre riflessioni del teorico su cose concrete, e ci ha fatto appunto maturare insieme un progetto che io ritengo bellissimo, e sono sicuro che questo master avrà successo. Noi avremo molte edizioni e sono sicuro che avremo adesione da molte altre università nazionali e internazionali, avremo anche molti iscritti, perché, come dirà poi lui, offre anche un buon placement a chi partecipa. Grazie, e quindi vi do la parola ad Adriano. Grazie professore Marotta, il professore riesce sempre a fare degli interventi che sono lucidi dal punto di vista scientifico, ma anche caldi sempre dal punto di vista umano. Allora adesso la parola a Salvatore Esposito, che rappresenta il Mediterraneo Sociale. Grazie. Il mio ultimo... Thank you.
ci siamo, no? Parlare con i fischi è molto fastidioso per voi e anche per chi parla. No, dicevo, il mio ultimo certificato medico diceva che potevo accusare problemi neurologici, quindi stavo attento a quello che dico, perché io sono al quinto giorno di sciopero della fame per una protesta che stiamo facendo nei confronti di un ASL che non adempie agli oneri, ai procedimenti amministrativi dovuti nei confronti dei servizi resi. Però sarò brevissimo anche per questo e cercherò di rispondere anche all'input che vi dava il professore Marotta. Innanzitutto grazie al professore Giuseppe Marotta per questo sforzo che il Dipartimento DEM sta facendo in questo momento sul territorio, a livello nazionale, certo con la nostra piccola collaborazione, ma perché sta aprendo l'università a nuove prospettive di formazione e di ricerca azione. Questa è una cosa che io non mi aspettavo sinceramente dal mondo accademico, che sta succedendo grazie alla disponibilità del professor Marotta, grazie alla direttrice scientifica del Master, la professoressa Concetta Nazzaro, che ringrazio, che si rifila sempre, ma è l'anima, diciamo, di questa operazione che stiamo facendo, perché mettere su un Master è una cosa complicatissima. È una cosa complicatissima sul piano amministrativo, è una cosa complicatissima sul piano scientifico e io voglio entrare subito nel merito e vi dico due domande che mi ha fatto ieri sera un giornalista che mi voleva chiedere una cosa su questa vicenda, mi ha detto due domande secche, ha detto no, ti faccio due domande secche, poche chiacchiere, qual è la novità del Master? In che cosa siete? Non si fanno tanti master nel nostro paese. Ci vogliamo dare il master perché un giovane dovrebbe iscriversi a questo master. La novità, la già accennata del professor Marotta, sta nel rapporto tra welfare di comunità e economia civile. Per la prima volta il mondo del welfare, dei servizi sociali, delle politiche sociali, si incontra col mondo produttivo dentro l'università. Io non avevo fatto la ricerca, mi sono oggi aggiornato, unico in Europa. Questa è la innovazione. E a fianco a questa innovazione c'è il fatto, dopo che li presenterò, che a questa impresa partecipano le imprese produttive del sangue. E dopo ve le dico. Cioè questo mix di competenze, di know-how, di sapere e di voglia di cambiare il mondo, c'è in questo master. Questa è la novità. Per la prima volta c'è Spigabruno, c'è Siani sulla legalità, c'è il Gal Partendo, ci sono le imprese, GDD, opere, habitat sociali, consorzio, fine, ci sono tutte le attività imprenditoriali d'eccellenza di questo territorio che hanno voluto sostenere il master e non tutti con un contributo economico, altri anche con contributi materiali, accogliendo i nostri ragazzi a fare stage. Abbiamo avuto anche la fortuna di avere con noi Slow Food Campania e quindi teniamo, cioè il professor Olevici, ma dopo darò la parola, c'è un mix di condivisione di un programma di costruzione di comunità locali sostenibili. Ecco, questa è la innovazione. Perché un giovane deve iscriversi a questo master? Innanzitutto perché trova lavoro. Questo master darà buoni sbocchi occupazionali. Perché abbiamo bisogno dei direttori degli aree asilo, abbiamo bisogno dei direttori dei parchi etologici, abbiamo bisogno dei direttori dei centri studi, abbiamo bisogno dei direttori dei centri polifunzionali integrati, abbiamo bisogno dei direttori delle fattorie sociali, che stiamo incrementando sul territorio. E abbiamo bisogno anche di giovani, che questo master li sosterrà, che sono disposti a mettersi loro in gioco per fare impresa. Perché appena noi troviamo un po' di terra e comodato d'uso dalla Chiesa Cattolica, che sia diventata una risorse, un partner straordinario su questo, perché dobbiamo dirlo, il Vescovo di Avellino, qui è presente il direttore della Caritas di Avellino, ha messo a disposizione i primi 15-20 mila metri di terra per fare il primo parco ideologico, la prima fattoria sociale della regione Campania.
Statistica delle Donne, la numero uno iscritta al registro regionale della Campania. Quindi perché trovano lavoro sostenibile, non trovano un lavoro distruttivo, trovano un lavoro in cui la loro dignità di lavoratori viene rispettata, perché i nostri operatori hanno i contratti, lo dicevo prima con Nico, noi teniamo tanto rapporti a tempo determinato e li vogliamo i rapporti a tempo determinato, e quindi ci sono giovani che già laureati possono sperimentarsi sia nel diventare manager di imprese agrosociali di reti territoriali, ma anche per sperimentare la loro capacità imprenditoriale. Ecco, queste sono le due domande a cui io ho risposto ieri sera al giornalista, a cui rispondo oggi a voi, diciamo simbolicamente. Voglio aggiungere solo una cosa. Sono tempi difficili questi, per lo scandalo che vediamo a Roma, anche per la cooperazione. Noi non ci sottraiamo a un giudizio di merito assolutamente chiaro. Questi sono dei ladroni, sono dei camorristi. E noi, questo lo ricordava anche il professore Marotto, non siamo il terzo settore che è nella disponibilità politica di un candidato, di un partito, perché vedete, l'area grigia dell'illegalità nasce proprio lì, quando le imprese, quando la cooperazione, quando il terzo settore si rende disponibile al rapporto di collusione e di servitù con il potere politico. Io e il professore Marotto possiamo dire che questo master è nato da un incontro culturale e scientifico. Non c'è nessun potere politico che ha garantito questo incontro, non c'è nessun potere economico, nessun potere partitico che può dire: noi abbiamo garantito questo master, abbiamo garantito questo incontro, abbiamo garantito che questa ricerca, azione nascesse. Ecco, questa è la nostra autonomia culturale. Allora, noi abbiamo dentro la nostra rete anche l'Associazione Giacarosiana, e nei moduli, non so se tu ne parlerai dopo o se io dopo darò la parola. Va bene, grazie. Allora dico, noi teniamo un modulo che si chiama Economia Sociale ed Etica, teniamo moduli che si chiamano Economia Civile ed Etica della Responsabilità delle Imprese, Responsabilità Sociale delle Imprese, e chiameremo anche Ciotti, chiameremo il dottorino Palmese, chiameremo tanta gente a venire a parlare anche di come un'impresa sta sul territorio facendo anche posizionamento, mettendoci anche una posizione forte contro la criminalità organizzata e contro le collusioni delle clientele che sono l'apertura alla criminalità organizzata. Questo è un po' il nostro ragionamento. Allora io la finisco qua, solo aggiungendo ai nomi che ha citato pure il professore prima, che abbiamo contattato Marco G che verrà a trovarci, Cucinelli che verrà a trovarci. Noi vogliamo il meglio dell'imprenditoria nazionale, che insieme all'imprenditoria del Sannio possa dialogare sulle prospettive di queste nostre ricerche, azioni. Mi pare che sono presenti, allora abbiamo dei messaggi che chiederei ad Adriana di leggere, non so se li teniamo sotto mano, li abbiamo messi in cartellina, se no non li leggiamo, diamo la parola a quelli presenti. Sì, abbiamo un messaggio molto importante della KIP International School, che è un nostro partner, da Luciano Carlino, che è stato nostro ospite anche le settimane scorse a Benevento, che ci scrive. Luciano Carlino ci scrive: cara Adriana, caro Salvatore, la KIP International School è onorata di dare il suo appoggio al Master Mier. Questo master ha il grande merito di promuovere una visione moderna e avanzata degli operatori di sviluppo e di basarsi su pratiche di successo che per la loro qualità tecnica e umana saranno illustrate nel padiglione KIP all'Expo 2015. Buon lavoro e un abbraccio, Luciano Carlino. Grazie, e con Luciano Carlino porteremo questo master, l'esperienza di questo master all'Expo 2015. Questa sarà una serata, diciamo, nel padiglione della KIP International School a Milano, sarà dedicata a questa attività, e quindi tutti i nostri sponsor e tutti quanti noi insieme passeremo una serata lì. Allora, vado in ordine così non dimentico nessuno. Abbiamo in sala anche Banca Etica, Luca Corrazza, che rappresenta il CIT di Banca Etica nel Sannio, e lo ringraziamo.
Io darei la parola a qualcuno di voi, magari non a tutti, chi non se la sente, però sicuramente il professor Orefice di Slow Food Campania per un saluto e per dirci la motivazione per cui avete sostenuto questo master. E poi procediamo sì. Un po' prego. Prima di dare la parola al professore che ci ha aggiunto, volevo giusto fare una nota su da prima di non poter essere presente e quindi ci hanno mandato delle dichiarazioni. Altri li abbiamo qui in sala, il professore Orefice. Complimenti. Slow Food è partner di questo master e rispetto attribuito alla parola comunità più un senso di recupero rispetto a farle diventare valore economico e valore sociale. E invece arrivo ai giorni nostri. Facendo questo salto di qualche anno, mi accorgo come presidente di Slow Food Campania che noi probabilmente rispetto al placement da soli potremmo garantire tutto il... e immagino che anche tutti gli altri partner possano fare altrettanto, per cui è un master che ha assolutamente successo. Noi per esempio abbiamo attualmente la difficoltà di, dal punto di vista dei temi associativi, avere delle aziende agricole, produttive che fanno bene il loro lavoro, lo fanno rispettando la comunità in cui vivono. Abbiamo dall'altro altre aziende, quali per esempio quelle del mondo della ristorazione, che pure si occupano di territorio, di comunità, però abbiamo la difficoltà a metterle insieme. Non è pensabile che queste aziende, anche piccolissime, possano per esempio gestire anche la distribuzione. Loro o coltivano o distribuiscono. Difficoltà è stata proprio la scelta del territorio, non sapevo nulla, quindi mi sono andata a girare per l'Italia aiutando una mia amica per esempio a mettere su un'impresa a Monteriggioni, un agriturismo, e mano a mano evidentemente raccoglievo delle informazioni che mi avrebbero consentito poi di crearmi una domanda e una risposta per questa domanda, cioè dove voglio stare e che cosa voglio fare. L'idea era di costruire una piccolissima realtà, una cellula, dove però potesse essere in modo veritiero organizzata una comunità per la produzione di tutto il cibo per l'uomo. Chiaramente parliamo di atomi piccolissimi. E ho chiesto un marchio biologico, all'epoca era possibile solo quello che oggi ho. Nel territorio benimentano la parola bio era quasi sconosciuta, e quindi organizzo questa cosa e ovviamente per quanto riguarda i campi comincio a scegliere e a decidere che tipo di grano interessarmi al grano, capire quali ceppi di grano ancora erano esistenti in Italia, e insomma praticamente tutta la questione di come organizzare una produzione di grano antico, biologico, che avesse comunque una possibilità anche di mercato. Questo è stato molto difficile. Nel momento in cui ho trovato questo grano, realizzato che il nostro grano Cappelli, comprato ovviamente con pedigree, la banca del seme, tutto quanto, poteva dare delle rese soddisfacenti, io anche nel momento in cui, e ora lo vedete, i media ce lo dicono, ieri sera la Campanelli ce l'ha detto, cioè nel momento in cui molte imprese bio hanno realizzato il convenzionale insieme con il biologico e comunque hanno cercato delle strade economiche per ricavare il massimo guadagno anche in questo settore, io a costo proprio della fame ho voluto mantenere le rese bassissime. Per poter realizzare una produzione di Cappelli tale, questo grano Cappelli, un grano antico, poi me ne dirò le qualità, tale da poter elaborare una produzione di pasta, sono molti 14 anni, quindi non è che uno dice vabbè ok lo compro, ma come si fa a comprare qualcosa che è vero, ha anche la certificazione biologica, ma viene comunque da altro territorio, e noi sappiamo che
i frutti della terra non si possono mischiare, non si può mischiare un frutto della terra che viene dal Canada con uno che viene dall'Australia, con un altro che viene da un'altra parte del mondo, tritare tutto, addizionare, sottrarre, dividere, cioè questo è un qualcosa che pure se si chiama biologico comunque non mi appartiene. Oggi veramente questi tempi sono maturi, la coscienza sociale ha acquisito questi concetti e questo tentativo che stiamo facendo e che grazie al Salvatore Esposito in questo momento riesce diciamo a poter dire la sua, a poter esprimere la sua voce, riesce ad essere un valore di cui tutta l'umanità secondo me si può nutrire, e cioè quella di realizzare la materia prima, tutte le fasi della lavorazione, riuscire a produrre qualcosa che almeno per quel che riguarda i capisaldi della nostra alimentazione, tipo per esempio il grano, mangiamo 5 volte al giorno grano, quindi se il grano velenoso è una goccia di veleno 5 volte al giorno, possiamo dire di avere la forza dal nutrimento sano per poter poi realizzare a mano di nuovo un habitat degno dell'uomo. E per questo, cioè, questo secondo me si riferisce anche per esempio a quello che entra nel nostro corpo, ma anche vestiti, anche aria, anche territorio, anche tutte le persone, non quelle abili o quelle disabili, ma completamente il mondo intero da ricostruire, e secondo me in questo modo. Grazie. Grazie. Io darei brevemente un saluto a Gal Partera, abbiamo sentito un po' di imprenditori, sentiamo un po' di istituzioni associate. Luca Beatrice, presidente di Gal Partera, che è ormai diventato il nostro collega e compagno di lavoro su molte cose, gli diamo la parola per un saluto e poi abbiamo una sorpresa che non vi svelo ora ma che dirò dopo. Allora, io brevissimamente, il professore Marotta e Salvatore Esposito hanno ampiamente illustrato l'importanza di questo master. Io voglio soltanto fare un paio di considerazioni. Si parlava prima di crisi economica, di difficoltà di trovare appunto un lavoro, uno sbocco professionale, quindi di realizzare la propria vita, la propria dignità. Io credo che questo master mette assieme alcune cose che vanno in questa direzione. Non soltanto è straordinario l'impegno che riguarda il sociale e che il Mediterraneo sociale attraverso le sue varie attività porta avanti, e quindi la possibilità di partire da questa considerazione per poi trovare addirittura una possibilità di tipo imprenditoriale ed economico è una cosa importantissima, fatta poi in una università piccola, sì, ma insomma di qualità, che probabilmente ancora riesce a coniugare l'efficienza, la professionalità con il rapporto umano. Nelle grandi università che sono un po' più difficili, quindi riscoprire anche queste realtà così importanti per la nostra area e per l'Italia è una cosa, è un'occasione molto, molto, molto seria, molto importante. Io credo che come Gran Partenio noi stiamo portando avanti questa cosa, lo diceva Salvatore, e io credo che la possibilità di trovare occupazione e di realizzare un ideale importante, che è quello proprio di essere vicino anche a chi ha difficoltà, a chi deve in qualche modo reintegrarsi nella società, a chi deve essere aiutato per realizzarsi, credo che sia proprio uno degli obiettivi che noi come Gran Partenio portiamo avanti e porteremo avanti. Le reti territoriali, penso che ci sia poco da dire, quanto sia importante mettere assieme le varie realtà per portare avanti quello che è un obiettivo economico che parte anche dal settore, come diceva prima chi mi ha preceduto, appunto,
il settore dell'agricoltura è il settore primario e resta ancora tale, e probabilmente si dovrà puntare su esso per avere anche delle prospettive economiche. Coniugato con l'importanza dell'impegno sociale, non penso che ci sia veramente poco da dire, dal momento che poi la professionalità di chi propone questo master e tutte le personalità importanti che parteciperanno lo rendono davvero un qualcosa di importante. Noi come Galpartiene ci siamo, lo sosteniamo, cercheremo di farlo in tutti i modi possibili. Posso solo dire, lo dico a Salvatore in particolare, nella prossima programmazione, noi abbiamo già fatto qualcosa, forse poco, ma qualcosa in questo senso, per aiutare l'agricoltura sociale abbiamo fatto già qualcosa, ma nella prossima programmazione l'agricoltura sociale, per quanto ci riguarda, sarà uno dei capisaldi e quindi sarà davvero uno dei settori importanti su cui noi punteremo, perché ci crediamo davvero, poi crediamo molto negli interlocutori, in chi porta avanti questo tipo di discorso, e crediamo molto nell'importanza sociale ed economica di questo settore. Grazie. Gianni Di Donna, Habitat Sociale, che sta qui, è un'impresa, piccolo imprenditore che ci sostiene, Peppe Battaglia, che sta qui, che è il creatore, l'ideatore dell'aereo sociale di cui abbiamo parlato con Luciano Carlino, al quale ora non do la parola perché se no non abbiamo tempo, ma ci diceva che loro hanno bisogno del manager di questa piccola impresa di costruzioni di aerei sociali. E chiedo, abbiamo avuto una soffiata, non so nemmeno se la dottoressa Nazzaro lo sa, ma abbiamo detto, se lo sa il professore Parotto, abbiamo avuto una soffiata dalla segreteria che abbiamo la prima iscritta al master, che è presente qua, ed è Olimpia Coppola, a cui io chiederei di farci spiegare perché si è iscritta lei ora dal suo punto di vista. Grazie Olimpia. Bella sorpresa. Buongiorno a tutti e a tutti. Allora, io stamattina sono un po' animata da sentimenti contrastanti. Da una parte c'è la forte apprensione, come del resto da parte di tutte le operatrici e gli operatori di Mediterraneo Sociale, per le condizioni di salute del nostro presidente, e dall'altra c'è l'emozione di essermi iscritta stamattina al master. Io ho deciso di iscrivermi al master perché da 5 anni ormai lavoro per la rete, quella che prima era la Federazione Internazionale Città Sociale e poi Mediterraneo Sociale, al Centro Studi e Ricerche. E per 5 anni mi sono avvalsa, diciamo così, di una formazione gratuita che mi è stata messa a disposizione. Adesso però c'è l'esigenza di avere anche una formazione, diciamo così, accademica, perché il desiderio sarebbe quella di diventare magari direttrice del centro studi. Quindi occorrono tante altre competenze. Io sono laureata ormai da più di 10 anni in lettere moderne. E mi ricordo che quando mi iscrissi a lettere tutti quanti mi dicevano: sì, vabbè, ti iscrivi a lettere, vado, perché non vuoi lavorare. Quindi ci siamo sempre portati, diciamo, questa spada di Damocle sulle spalle. E quindi io sono molto grata sia al Dipartimento, al DEM, al professore Marotta e al Mediterraneo Sociale di aver deciso di aprire questo master a tutte le lauree. Perché, come ci diceva anche Carrino durante la presentazione del suo libro che abbiamo fatto qui a Benevento qualche giorno fa, è importante che varie esperienze si mettano insieme, quindi finalmente magari anche questa bistrattata laurea in lettere può essere un punto di partenza. Quindi io vi ringrazio molto per questa opportunità, grazie. Nel negozio, insieme a quel spiega Bruno, nella bottega Mediterraneo Store, di cui abbiamo qui la direttrice, se ti alzi
Angela ti fai vedere, perché il 20 inaugureremo la bottega dei prodotti della dieta mediterranea di cui si parlava prima, a Pomigliano d'Arco, in un bene confiscato alla Camorra. Quindi chiudiamo, diciamo, questo cerchio e già vi annuncio tutti i vostri prodotti sono già venduti, dovete fare di nuovo il ricarico al più presto, perché tutti quanti prendono questo dono del pranzo della dieta mediterranea, dove c'è la pasta Senatore Cappelli, l'olio extravergine d'oliva del Sannio e la colata di acciughe di Cetana. Quindi immaginate che fragranza, che saponi che assaggeremo a Natale grazie al Mediterraneo Store Posso... C'è il professore Spillante, il professore prolettore, grazie, se ci vuole accompagnare un po' alla presidenza e farci un saluto, do la parola ad Adriano. Sì, volevo giusto, Olimpia mi ha dato il là per dire una cosa. Vi prego di non prendere il fatto che il master sia aperto a tutte, sia aperto a tutte le facoltà come una impronta, quindi come una formazione generalista. C'è una, noi abbiamo discusso con il professore Marotta, c'è una filosofia dietro tutto ciò, cioè l'idea che appunto un manager di imprese territoriali, di reti territoriali, debba avere una formazione a tutto tondo, quindi deve entrare con un bagaglio, diciamo, proveniente da varie aree, e la formazione logicamente sarà tarata su questa esigenza, nel senso che come in entrata i partecipanti provengono da diverse aree culturali, così poi nel programma formativo del master, diciamo, i moduli formativi sono pensati anche per compensare, diciamo, le mancanze, a pubblicizzare questo master come meglio potete, perché non per fare un piacere a noi, ma perché è un'occasione importante per i giovani del territorio. Io mi auguro che vengano anche da altre parti d'Italia, questo sarebbe una bella sfida, questa, come dire, questa inversione dal nord verso il sud, il fatto che abbiamo università partner del nord, per noi, diciamo, non so, forse siamo un po' provinciali, ma è un titolo di, come dire, di onore, insomma, siamo felici di questo, quindi speriamo che come abbiamo università partner, possiamo avere del nord, possiamo avere anche studenti che dal nord o dall'area invece poi sud mediterranea possono venire qui a Benevento. Quindi vi prego veramente di fare tutto il possibile per pubblicizzare questo master, il sito che vedete è miart.unisano.it, da cui si possono evincere tutte le informazioni necessarie, il bando è aperto come dicevamo prima e la scadenza è 7 gennaio, quindi insomma non abbiamo tantissimo tempo. Se facciamo concludere al professore Spillante, se siamo d'accordo, sì. Diamo due informazioni ancora, perché ci aiutiamo un po' in questo lavoro di gruppo. La prima informazione è che gli studenti che vengono da fuori saranno ospitati da noi gratuitamente, quindi avranno la possibilità la prima e la terza settimana del mese, in cui giovedì e venerdì si farà la lezione. Abbiamo compattato così, grazie al saluto della professoressa Gazzara, del professore Marotto, della dottoressa Maestro, abbiamo compattato due giorni la prima e terza settimana. I ragazzi, gli studenti, i dottori e le dottoresse che verranno da fuori, noi li ospiteremo nell'area del Sannio, in modo che loro possano frequentare a Giovanni, lo voglio dire al professore, anche ai relatori, al prolettore, quindi caro professore Spillante, c'è, diciamo, una grande disponibilità di questa rete organizzativa, qui siamo tutti quanti coinvolti. E l'ultima informazione di servizio, ci sono qui rappresentanti delle officine grafiche che hanno fatto la comunicazione. Ecco, che dici, professoressa Lazzaro, li ringraziamo davvero a nome di tutti, con una parte, perché c'è Massimo, c'è Giuseppe, che hanno fatto veramente un grande lavoro, e questo costo della comunicazione, perché tutte le cose che vedete hanno un costo, è stato assunto dalla rete delle cooperative di mediterraneo sociale, e quindi è stato il primo, diciamo, sostegno, il contributo al master che oggi inizia. Caro prolettore, noi più di questo, sotto la regia del professore Marotta, non riusciamo a fare. Bene, grazie, io veramente solo per un breve saluto, e mi pare che già, mi chiedo scusa per essere arrivato tardi, avevo già
detto al professore Marotta che non era possibile essere presente da prima, quindi quello che ho sentito già è sufficiente per capire che tutto è stato fatto al meglio, non poteva essere altrimenti grazie alla regia appunto di Peppe, del direttore Giuseppe Marotta, e con le collaborazioni che in maniera così ampia sono state attivate, ma non adesso sul territorio, perché questo è un po' il raccolto di tante attività che sono state portate avanti negli anni dal nostro Dipartimento e in particolare dal gruppo di lavoro di economia agraria. E vedo con soddisfazione che è stato curato tantissimo l'aspetto infrastrutturale. Io tra poco avrò un incontro con il rettore, ci dobbiamo occupare dell'attuazione della programmazione di un bel progetto, tra l'altro è stato approvato, abbiamo saputo qualche giorno fa dal Ministero e finanziato, e tra le cose diciamo di cui ci dobbiamo occupare è sicuramente, oltre alla quella che è la missione proprio, no, dell'università sia in termini di dati che di ricerca, ma anche il sostegno reale agli studenti, cioè non possiamo pensare di fare lezione punto e basta, di fare ricerca punto e basta, ma dobbiamo dare naturalmente le opportunità a tutti gli studenti di poter effettivamente frequentare, altrimenti tutto rimane lettera morta. Io un paio di giorni fa ho visto un trafiletto, mi pare sulla Repubblica, che era dedicato al rilancio dell'economia, alla ripresa, diciamo ormai purtroppo si favorisce, però c'era un fatto essenziale di cui siamo convinti, in particolare il professore Marotta ne è convinto e l'ha detto tante volte, parte da alcune certezze, l'high-tech sicuramente, e lo sappiamo, ST eccetera, ma biotech e tutto il resto, e su questo diciamo il nostro territorio ovviamente non è che possa fare granché, se non in termini di naturalmente di elaborazione, perché la materia grigia è il bene essenziale, la risorsa primaria, e poi l'agroalimentare. Da questo si può partire, perché sono cose che, ripeto, come Marotta ha indicato più volte, non possono essere copiate all'esterno, cioè delocalizzate. E quindi diciamo questo è un punto di forza su cui bisogna lavorare. E naturalmente è prodotto in un circolo, perché fare questo vuol dire anche attivare un turismo che non sia un turismo di basso livello, ma un turismo culturale e di qualità. Quindi grazie a tutti, quelli anche dico, a nome dell'Ateneo, per tutto il lavoro che è stato fatto e per le basi che sono state poste per poterlo compiere al meglio. Grazie di nuovo. Grazie a tutti.